goal 11 parla di città e comunità sostenibili. E oggi ne abbiamo discusso cercando di lumeggiare gli elementi che dovrebbero portare a una maggiore consapevolezza del percorso verso una maggiore sostenibilità e come può cambiare l'organismo urbano. Quindi non solamente maggiore efficienza energetica, ma anche un diverso modo di vivere la città e i suoi spazi. Non basta comprare automobili elettriche, che spero comunque sostituiscano le automobili a motore a scoppio, ma bisogna anche immaginare che la maggiore accessibilità che noi desideriamo a tutti quanti le funzioni e i servizi urbani sia possibile senza usare esclusivamente mezzi di trasporto privato, ma anche utilizzando, diciamo, per quanto possibile gli elementi della mobilità collettiva. E altrettanto per quanto riguarda le politiche che riguardano gli edifici, bisogna un po', diciamo, rompere la falsa nomea per cui in realtà degli edifici non se ne può far niente, che ridurre il consumo energetico degli edifici è un problema, e invece sostenere e comprendere come una corretta trasformazione del patrimonio edilizio possa aiutarci non solo a ridurre i consumi energetici e quindi gli effetti negativi del cambiamento climatico, ma anche migliorare il benessere della nostra vita e della nostra convivenza.